Una buona serata a tutti voi, come sempre ben ritrovati cari amici e cari amiche di Angoli. Un buon inizio di settimana che qui vogliamo iniziare ancora una volta tornando con degli esperti naturalmente ospiti in studio e in finestra per poter fare una puntualizzazione sull'evoluzione dei vari scenari bellici che in questi ultimi giorni e anche di più hanno ancora una volta destato molto interesse. È con noi il professor Maurizio Martellini, grazie Maurizio. Ciao. E in collegamento in finestra torna il dottor Matteo Frigoli. Matteo, grazie ancora una volta per essere con noi. Buonasera Dolores, buonasera a tutti. Grazie. Maurizio, voglio chiederti innanzitutto, partendo proprio come ho detto, tanti sono i punti focali perché abbiamo il Medio Oriente, l'abbiamo visto poi in questi ultimi giorni e settimane al centro dell'attenzione, ma non di meno ci sono novità che riguardano anche la guerra tra Ucraina e Russia, ma ti chiederei di partire proprio dall'attacco iraniano contro Israele, sì. Quello che sta succedendo, soprattutto riassumendo, è difficile, lo so, però veramente in maniera breve, per aiutare gli amici a casa. Una premessa, il punto del perché sia successa questa cosa e quali sono state le caratteristiche di questo attacco. Allora sarò brevissimo, cercherò di essere brevissimo. È chiaro che quest'anno ci sarà un riposizionamento di tutte le strategie convenzionali e purtroppo anche non convenzionali della guerra. E Israele, cosa è stato l'attacco iraniano contro Israele? Per me è stata una prova dell'Iran per saggiare, come dire, fin dove si sarebbe spinta la risposta israeliana, perché quella ci sarebbe stata assolutamente. E fino a dove si è spinta? Abbiamo visto una reazione contenuta. Beh, probabilmente Biden ha usato argomenti molto forti, ma anche gli israeliani non vogliono che il conflitto si allarghi a un conflitto regionale. Potrebbe degenerare, potrebbe, meglio di no per tutti. No, esattamente, certo. Neanche per loro. Anche perché prima o poi bisognerà discutere, che cosa, per dirla in senso ironica, che cosa facciamo con il deterrente nucleare, con la dissuasione nucleare. Ricordatevi, cari spettatori, che l'Italia, come altri paesi NATO, ha delle bombe nucleari sul suo suolo. E farò un commento su questo. Tra poco entreremo nel merito di questa questione. Matteo, vengo da te proprio per puntualizzare ancora una volta su quella che è questa interazione bellica, naturalmente, tra Iran e Israele. Di fatto una reazione, come ha detto Maurizio, comunque contenuta. Questo significa che di fatto nessuno può vantare di avere veramente una capacità di reazione aerea così importante, così concreta, così capace di difendere. Quindi questa è una prima considerazione e soprattutto se di fatto è cambiato un po', sì, il concetto anche di guerra e di sicurezza conseguentemente. Sì, dici bene, in realtà l'equazione difesa e offesa ha sempre... Niente, non preoccuparti, eccoti, sei tornato con noi, quindi anche tu sei sotto attacco della sicurezza, quindi riprendiamo. Che cosa significa questa reazione pacata e qual è il livello concreto della sicurezza in generale, se è cambiato questo aspetto e come è cambiata la guerra? Allora, sì, tu dici una cosa giusta, il bilanciamento tra offesa e difesa è sempre nella storia preponderato per l'offesa, ossia non esiste un sistema in grado di garantire una difesa totale di uno Stato. Quindi il fatto che l'Iran sia riuscito a colpire Israele era una cosa ovvia, poi il fatto che sia stato raccontato come una grande vittoria, chiaramente soprattutto dal regime dell'Iran, una grande vittoria per se stesso che è in grado di colpire Israele, è tutta un'altra questione. Dall'altra parte quello che tu dici è vero, il paradigma della guerra è cambiato, nel senso che non esiste più uno scenario internazionale dove noi europei siamo abituati a vedere la guerra come piccole scaramucce lontane dal nostro continente tra attori statali iper preparati, iper tecnologici contro piccole cellule terroristiche di attori non statali,
ma bensì noi ora siamo di fronte a grandi scenari di guerre tra stati che prevedono l'impiego di eserciti irregolari, quindi decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di militari, un assetto logistico che noi europei oggi di cui siamo sforniti e numeri soprattutto di tank, quindi carro armati e veicoli corazzati per la fanteria di cui siamo totalmente sforniti. Certo, molto chiaro. Matteo, ti ringrazio. Maurizio, invece torno da te per avvicinarci a quella considerazione che tu poi vuoi approfondire, sì, perché a questo punto è abbastanza chiaro, intuitivo, soprattutto vero, che gli Stati Uniti d'America in realtà non sono più in grado di garantire quella pace in tutto il mondo, non hanno forse più neppure quella concreta possibilità, sì, di farlo, perché troppi sono gli scenari. Ecco. Però per gli ascoltatori di Angoli c'è un elemento che ci siamo scordati e che ovviamente noi analisti, soprattutto del nucleare, viene fuori. Certo. La NATO e quindi anche le forze europee hanno a disposizione un'altra arma, che è quella del terrore. Si chiama arma nucleare, tattica, perché non ha la potenza di quelle necessarie per un conflitto, diciamo, Russia Stati Uniti. Quindi l'America potrebbe fare delle considerazioni su questo? Sì, io penso che quest'estate ci sarà un'evoluzione. Gli ascoltatori devono tenere conto che la frontiera più lontana dentro, come dire, la pancia della Russia è la Polonia. La Polonia poi è ormai un paese dell'europeo, ha una fortissima, vedo una mappa, ha un fortissimo posizionamento di armi convenzionali, e io ipotizzo per gli ascoltatori che inizieranno dibattiti segreti tra Washington ed altri paesi di spostare anche il deterrente nucleare NATO, per esempio da una delle due basi in Italia, in Polonia, perché questo potrebbe servire per bloccare, come dire, mire espansionistiche ulteriori della Russia. Con le armi convenzionali non ci si fa. Quindi Matteo, vengo da te per amplificare questa considerazione di Maurizio. Pertanto questo spostamento strategico, passatemi il termine, poi voi sicuramente avete un modo più corretto di esprimervi, potrebbe quindi rispondere a quella reale rinnovata necessità di governance che in realtà sia l'America che l'Europa a questo punto hanno? Beh, allora, sarebbe un cambio di politica molto importante. Oggi i cambi di governance dal punto di vista politico-militare sottendono, quindi sono calcolati in base alla potenza convenzionale delle truppe in campo. Certo è che una cosa è calcolare la potenza convenzionale, quindi delle truppe regolari normali, un'altra invece è quella delle truppe, scusate, invece quella delle forze nucleari. Questo per una semplicissima ragione: fino a che non si utilizzano le truppe regolari convenzionali, è contestabile il fatto che un attore, per esempio la Polonia, la NATO, sia in grado di battere la Russia. Quando invece si parla di forze nucleari, è incontestabile che l'ordigno nucleare, una volta che arriva a terra sul suolo nemico, provoca dei danni ingenti, terribili e terrificanti. Quindi uno spostamento di questo tipo su un accento più nucleare per fare deterrenza verso la Russia sicuramente è utile, anche se ormai c'è da dire che i missili nucleari hanno una velocità tale che spostarli da un paese all'altro, più che un vantaggio tecnico-tattico, potrebbe essere una chiara dichiarazione politica, ossia se hai delle mire tu russi o altro paese verso di noi, sappi che noi siamo pronti anche ad affrontarti con delle testate nucleari. Grazie, molto chiaro. Maurizio, abbiamo gli ultimi due minuti, sì, e poi devo andare in pubblicità. Quindi il fatto che proprio di queste ore gli Stati Uniti comunque abbiano confermato un invio di armi sì, in Ucraina, che Zelensky abbia naturalmente accolto a braccia aperte, con il controcampo invece di Putin, che dice questo porterà soltanto a un aumento di vittime,
è una premessa a quello invece che ci state annunciando, come dire, poi tanto arriviamo là. Sì, per essere sintetico al massimo, l'Europa, in particolare l'Ucraina, ha carenza di attori umani fondamentalmente. Certo. E come è successo in tutte le grandi crisi, compresa quella a Cuba, se vogliamo spingere l'avversario, in questo caso la Russia, a ripensare le sue mire strategiche, tu hai detto bene, è tattico dal punto di vista militare, ma strategico dal punto di vista della geopolitica, mi sa, cari ascoltatori, che arriveremo a discutere questo stato e di spostare parte del deterrente nucleare NATO in Polonia. E allora, in battuta conclusiva, 15 secondi e poi vi devo salutare, dobbiamo temere di più questo deterrente nucleare o il terrorismo che arriva invece dal Medio Oriente? Ma il terrorismo non mi ha mai convinto, bisogna vedere chi sono i main actors dietro, e poi ricordatevi che Israele è un paese che è vissuto sotto la minaccia terroristica. No, il terrorismo è fumo negli occhi. Questa è la mia opinione, almeno. Naturalmente, peggio il deterrente nucleare. Peggio il deterrente nucleare. Con questo saluto e ringrazio il professor Maurizio Martellini, saluto e ringrazio il dottor Matteo Frigoli, come sempre è un arrivederci perché dovremo riaggiornarci sull'argomento. Purtroppo sì. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie anche a voi che siete stati con me, ma non è tutto per Angoli questa sera. Una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo insieme.